E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Disney Legacy Challenge. Siamo tornati in casa Snow e in casa Snow, ragazzi, oh alleluia, abbiamo ottenuto questo livello 2 di mixologia. Il tesoro va bene così. C'è molto da fare oggi, ragazzi, in casa Snow, perché come potete vedere, vabbè, c'è Jacques che sta facendo il bagno, la casa fa schifo ed è il giorno della parlata da pirata, vabbè, ma a noi non è che interessi molto, quindi sogna il mare, fai un po' quello che ti pare, tesoro. Qui i nostri hanno fatto fichi fichi, ovviamente. E come dire, c'è nell'aria qualcosa, ragazzi. Qualcosa. No, cerca di avere un piccolo pirata. Siediti, per favore. Qui, siediti qui. Ce la fai a sederti, tesoro? Dai, puoi farcela. Anzi, fai una cosa, guarda, è molto. Ecco, ti siedi così anche lei può, insomma, sedersi, magari. Siediti anche tu, tesoro. Perché la nostra, questo desiderio, vi ricordo, chiede assai di diventare il fidanzato. E insomma, vede che sai, ragazzi, non mi prende l'iniziativa. È grave sta cosa, perché per una come Anastasia, ragazzi, è gravissima. È proprio una cosa imperdonabile, no? E quindi la nostra sta cercando, insomma, di un po', ecco, corteggiarlo, di, insomma, scatenare lui un certo desiderio, una certa, no? Un certo stato. Chi è? Alexander! No, Alexander. Ragazzi, ho trovato la tomba di Alexander, vi informo, e l'ho collocata qui, accanto a quella di Ella. E dove stava la tomba, ragazzi? Nell'inventario di famiglia. Ovviamente io avevo guardato lì, secondo voi? Ovvio che no. Però, ok. Quindi, come potete notare, nella loro stanza non ci sono più le cose di Jacques, di quando era piccolino, perché ho sistemato la stanza per lui. Eccola qui, ragazzi. Quella che era di Ella, appunto, e di Alexander. Quindi, sì, Patato, potresti però, visto che, insomma, ti sei allegramente fatto il bagno, getta l'ancora e arredatta il ponte, perché direi che ti devi, insomma, abituare a pulire. Dopodiché metti nell'inventario questo. Qui, Nicolò Farina, ma chi è? Va bene, rispondi, però poi vai in bagno, tesoro, perché ti vedo proprio, insomma, getta l'ancora pure tu e contempla le onde, fai un po' quello che vuoi. Quindi sì, ragazzi, c'è qualcosa di cui dobbiamo occuparci oggi, non una cosa sola, più di una. Te l'ha preparata Genoveffa, ragazzi, il che è tutto dire. E però non ora. Diciamo che la mattinata trascorrerà piuttosto serenamente. Quindi tramezzino BLT, chi ti chiama, tesoro? Oh, no, no, ma quanto è dolce. Ragazzi, non chiedetemi perché ha di nuovo. Allora, questo è piccolo Jacques. Ovviamente le sue sopracciglia erano rosse fino a poco fa e ora sono diventate bionde. Vabbè, misteri, ragazzi, di The Sims, ecco, ormai lo sappiamo come funziona. Quindi, Patato, anzi, noi ora che zia Tiana ci prepara qualcosa da mangiare, no? Fai una cosa, ripulisci, inizia a renderti, come dire, simpatico, ecco. Mentre la nostra potrebbe suonare un po'. Perché vi ricordo che esercitati la nostra la passione della musica. Sei giunta al tuo obiettivo, tesoro? Vediamo un po'. Lui sta così. Oh, beh, dai. Chiede a qualcuno di fare coppia fissa. Potrebbe essere un inizio, no? Nel senso che magari fai una cosa sexy, caro. Il nostro, come dire, no? Si rende conto che ormai è trascorso del tempo, stanno insieme da un bel po'. Lo fa impazzire, ragazzi, perché poveraccio lo fa sempre impazzire, però lui la ama follemente, è la donna della sua vita, lui non potrebbe, non immagina un giorno senza di lei. E quindi, secondo me, ragazzi, insomma, no? È arrivato anche, insomma, anche ora, diciamocelo. Quindi guardala nel profondo degli occhi, caro.
Questo, ragazzi, le interazioni comunque quando c'è la giornata del pirata mi fanno morire. Sussurra smancerie, insomma, noi nostri stanno qui. Si concedono un po' di tempo, non so quanto, fino a che non si libererà il bagno, caro, ecco. No, il tappo è scaduto, non è vero. Perché deve andare in bagno, quindi fermi tutti, fermi. Perché entrambi hanno una certa necessità, quindi anche lui, caro, vieni qui. E notare appunto, ragazzi, che la casa fa sempre schifo. Libera dal sale marino. Vabbè, ragazzi, non ho parole. E quindi sì, hai preparato? Oh, perfetto. Prendi una porzione. Tu, patato, prenditi anche tu una porzione. Chi altro qua deve mangiare, anche lei si prenderà una porzione. Tu, cara, stai meglio di me. Tu ci stai andando. E anche lui, poi dopo, ragazzi, prenderà una porzione. Cosa avranno in mente quest'oggi i nostri Snow? Diciamo che lo scopriremo più tardi, intanto godiamoci la mattinata perché sono tutti a casa, è sabato, e lo fate anche rimanere dal lavoro alcuni, proprio perché le luci del bar stanno affievolendo. Sì, vabbè, tesoro, non ce ne frega niente. E tu, tesoro, volevi essere amichevole con tua zia, quindi dai, amichevole, tipo carico della festività, dai. Tesoro, però, se tuo nipote vuole essere amichevole con te, dai. Va bene, ok, siamo felici di questa improvvisata. Lei vuole salire di livello in cucina e magari, tesoro, dovresti un attimino, ecco, cucinare ancora. Dintorni disgustosi, beh, hai anche ragione. Quindi ripulisci. Vai. Lascia fare tuo nipote, tesoro. Vuoi che la zia ti prepari un dolcetto? Eh? Non sarà una lamata. Te la prepara davvero se vuoi? Beh, zia, magari. Ma lo sai che la mamma non vuole che mangio tanto queste cose? Tesoro, guarda, lascia fare. Ci pensa tuo nipote. Tu non preoccupartene. Anzi, serve il pranzo. Magari un'insalata giardiniera, che sapendo com'è fatta tua sorella, no? È il piatto ideale. Tu qui che devi fare? Chiacchiera con Jacques. Beh, direi che è il caso. Dovresti più che altro incoraggiare il comportamento recente. Tu, carissima, se ti prendi una porzione, fai un favore a tutti noi. Poi, forza, prenditi una porzione e anche lui così magari prendi una porzione. Dai. Raggiunto il livello 3 di genitorialità. Non è male, come cosa. Cara, tu che devi fare? Hai raggiunto il livello 3 di programmazione. Non vai al lavoro per ora, quindi fai una cosa, vieni qui, gioca una partita e gioca a smania di festa. Magari proprio con lui. Chiacchiera con Anastasia, sì, perché il piccolo Jacques ha poi una richiesta da fare a sua madre. Non ora, ora è impegnato col gioco, però ha una richiesta, ragazzi. Chi ha rotto il ferro qua è che non lo so. Io, ragazzi, sono veramente. Avete rotto proprio le pere, cioè, si sa, vabbè, questi ragazzi rompono le pere un secondo sì e l'altro pure. Lei è qui, notare il desiderio, ragazzi, vabbè, a parte baciare l'aria, essere perfida con sua sorella. Perché sì, poi comunque qua vanno tutti d'amore e d'accordo, però, come dire, il carattere è sempre quello, non è che possiamo aspettarci cose molto diverse. Ecco, amore già con sai, tesoro, l'abbiamo capito. Ma sai, ora, come dire, ha un po' da fare. Oh, buon lavoro, tesoro, noi contiamo sulle tue capacità, perché ragazzi, insomma, la promozione, se non la becca, io le do, le tiro una padellata, ecco, come minimo. Sviluppa l'amicizia con un regista, ok, sviluppa la tua abilità di carisma. Questo non sarebbe male. Quindi fai una cosa, tesoro, anzi, vai qua ed esercitati nei discorsi. Lei ha raggiunto il livello 7 di pianoforte, quindi direi che basta così. Perché insomma, no? Bisogna qua fare un discorsetto. Sì, entusiasmati per una nuova serie TV. Puoi farlo con lui? No. Basta così, dai. Basta che poi. Ragazzi, arrompina anche su questo, Anastasia. Non vuole che il pargolo trascorra troppe ore davanti ai videogiochi. Quindi. Vediamo un po'. Oh, entusiasmati, dai. Ma l'hai vista, patato, la nuova serie TV? Non ti preoccupare perché se hai l'aria te la mostrerà se non l'hai vista. Eh?
Ma mamma preferisce che io non guardi troppa televisione, che stia fuori, insomma, a godermi il sole, a giocare all'aperto. Ma certo, tesoro, giocare all'aperto è importante. Oh, guarda un po', c'è tua sorella, caro. Ma certo, invita ad entrare. Però sai, insomma, mi lasci come una statua. E poi è tutta un'altra musica la serie TV. Poi magari una sera di queste, se mamma e papà vanno fuori a cena, dopo aver sistemato il mio cassettone, potrei anche, no? E dopo aver buttato l'immondizia. Sì, vabbè, insomma, ragazzi, è molto severa comunque, per quanto concerne l'educazione del pargolo. Oh, abbraccia tua sorella, caro, perché insomma, non la vedi da un po'. Abbracciala affettuosamente. E chiacchiera un po' con lei, magari, no? Scambia storie piratesche, ecco. Racconta una storia di mare, bene. Quindi basta così, voi due. Vieni qui, cara. Anche tu, vieni qui. Uscite un po' di casa, perché... E la nostra, ragazzi, bacia. E lei magari rimane un po' colpita. Allora, ma... A cosa devo questa... No? Lascia fare, tua sorella. Beh, vorrei chiederti una cosa che forse ti lascerà un po' come una statua. Formazione supplementare. Il capo di Tiana le offre l'opportunità di un corso di formazione supplementare. Cosa deve fare Tiana? Allora, ragazzi, segue il corso di formazione e dà l'opportunità a un collega. Lei non dà l'opportunità a un collega, non perché sia cattiva, ma perché, come dicevo nello scorso episodio, ragazzi, lei è proprio ossessionata da voler raggiungere questo obiettivo che è aprire il suo ristorante, quindi seguirà lei il corso di formazione e avrà un aumento del rendimento medio, non male ragazzi. E lei, beh, cosa devi dirmi? Insomma, ho visto che facevi tante ricerche con lo smartphone, ora mi porti qui all'aria aperta. Beh sì, ho fatto anche molte ricerche con il computer. Volevo dirti che non avremo più giorni di pioggia. E lei, è uno scherzo? Cosa vuoi dire? Stringila tesoro. Il festival dell'idillio in città, ragazzi, capita proprio a fagiolo. Mi stai preoccupando, ci trasferiremo? Oh no, ho capito, vuoi portarmi a cena, fare una cena romantica? Beh, nell'aria c'è qualcosa di romantico, tesoro. Non ti dico di cosa si tratta, ma ti dico soltanto che oggi avrai un'enorme sorpresa. E lei, ma davvero, una sorpresa? Sì, ho proprio voglia di dedicare un po' di tempo a noi due, capisci? Ed è un bel po' che non ci dedichiamo del tempo. Oh sì, è una cosa che, insomma, è questa la sorpresa, ragazzi. Mi rende veramente felice, lei, beh sì. Spero ti renderà felice anche la sorpresa che ho in serbo per te. E lei, ragazzi, rimane, no? Prenderemo l'auto e andremo in un posto. E poi, insomma, più tardi, hai capito, no? Festeggeremo a modo nostro, tesoro. Oh, sono così felice, l'abbraccio. Però, ragazzi, un po' le puzza, perché, diciamocelo, no? Genoveffa, sì, non è che non sia una tipa romantica, ragazzi. Meno di sua sorella. Quindi non ha molto spesso queste uscite così particolari. Quindi la nostra, come dire, no? È felice, per carità, però adesso è curiosa come una scimmia, quindi vuole cercare di arrivare, come dire, preparata alla cosa, perché ragazzi ha paura di, insomma, no, di... Io immagino, ecco, per farvela breve, Genoveffa è un po' un tipo, ragazzi, non so se avete mai avuto a che fare con queste persone, io sì, quelle persone che sono un po', magari, come dire, tendono a esagerare un po' nel descrivere le cose, quindi magari, ah guarda, non puoi capire dove ti porterò questa sera, non hai la più pallida idea, vedrai come resterai sorpresa. Quindi uno si fa una marea di aspettative e poi alla fine invece è una ciofeca, ha detto proprio fra noi. Quindi ragazzi, sì, diciamo che Genoveffa è un po' così, in passato magari aiuta a fare i compiti, l'ha un po' fatta rimanere male, quindi la nostra ora non vuole rimanerci male, ecco, mettiamola in questo modo. Quindi verrà qui e magari parla un attimino con lei. Senti, ma le dirà, detto proprio fra noi, magari prima le farà un complimento, perché premetto che stai sempre benissimo, eh? E lei che è già fiduciosa di sua, ma lo so, cara, guarda, falle anche un complimento per l'abito. Guarda, questo abito ti dona da morire. E lei, beh sì, lo so, sono sempre fantastica. Va bene, ok, abbiamo capito. Fai un attimino una conversazione con lei, perché io volevo un attimo
insomma, no? Dov'è? Come, immaginiamo discuterà degli interessi. Senti, io e te abbiamo interessi molto diversi, però sei una persona pulita, ho imparato a conoscerti, quindi so che sarai onesta con me. Dimmi, vedi, prima di farmi strane aspettative, tipo che tua sorella voglia portarmi su un'isola deserta, sai per caso se è qualcosa che ci si avvicina o è un'enorme palla? Eh? Perché so che è una sorpresa e tu la conosci bene, secondo me sei qualcosa. E lei, beh, sì, hai ragione, sono una persona pulita, ma ti dico soltanto che ci siamo ispirati a un romanzo, perché sì, è qualcosa che abbiamo deciso di fare insieme, io e lei. Lei, ragazzi, sconvolta, perché dice, eccola lì, sarà nulla di romantico, perché se sono tutte e due, no? Entrambe, se entrambe vogliono fare sta cosa, sicuramente non sarà nulla di così romantico. Però, ragazzi, chissà che cosa hanno in mente. Andiamo un po' a scoprirlo, perché io sono personalmente sono curiosa come una scimmia, e forse magari anche voi, quindi andiamo a scoprire cosa hanno in mente queste due. Quindi ragazzi, abbiamo raggiunto il Festival dell'Idillio, e non a caso. Come potete vedere i nostri si sono buttati nelle danze, perché devono recuperare, c'è cioè chi deve recuperare un po' di divertimento, quindi ne approfittiamo. Insegna la responsabilità, ecco, questo non sarebbe un errore. Mentre la nostra è andata qui in bagno perché doveva un attimino, ragazzi. Oh, bene, tesoro. Raggiungili perché qui, ragazzi, come dire, i nostri, notare sempre i bug mistici, i nostri fanno più che altro una capatina. Versate Sakura insieme. Con un obiettivo, ovviamente. Magari il piccoletto non se lo beve il tè Sakura, però, eh? Dai, il piccoletto, il tè Sakura no. Però immagino potrebbe. Magari. Contrattare, dai. Prova a contrattare, Patato. Cara, sei riuscita a uscire da qua? Che è successo? Ah, perché probabilmente c'era troppa gente. Allora, innanzitutto vai qui insieme, dai. Facciamo così, ragazzi, altrimenti stiamo qua fino a. Insomma, gli anni ci vogliono. Quindi, tesoro, versate Sakura insieme. Dai, chi non ha ancora bevuto il tè Sakura. Allora, senti, versa il tè Sakura per te. Guarda, ti vedo in difficoltà. Versa il tè Sakura. Lascia stare il tizio. Anche tu versa tè Sakura. No, tesoro, ora abbiamo, come dire, un attimo da fare. Perché sì, è un momento romantico, ragazzi, questo. Quindi. Come dire, no? Bisogna approfittarne. Oh, sviluppa l'abilità genitoriale, ma che tenero. Osserva i fiori, va bene, vai a osservare i fiori, tesoro. Guarda, stanno proprio qui. Osserva il crisantemo, non è che sia al massimo, però vabbè. Perché, insomma, c'è qualcuno che vuole consultare il guru. Alto la canaglia, ma no, mamma mia, ragazzi. Chiedi le perle di saggezza al guru dell'idillio. No, patato, non è andata a buon fine. Dai, allora compra una maglietta del festival dell'idillio. Dai, vai a acquistare qualcosa. Qui, ragazzi, sono cose mistiche, comprare l'arnia, vabbè. Chissà cosa le dirà, ragazzi, la guru. Anche lei vuole chiedere qualcosa della relazione attuale. Beh, vedi, vedo delle fiamme nel tuo futuro. Sei bella come un mazzo di rose, questo è vero, ma devi darti una calmata, cara, o altrimenti la vedo dura. E lei, ah sì, eh? Insomma, una vita senza amore non è degna di essere vissuta. Meno male, grazie per sta perla, veramente. Una cosa proprio non avremmo mai potuto farne a meno. Yo ho pirata, certo, è proprio da lei. Cara, hai chiesto? Ma secondo me è un po' una monnezzata comunque quello che mi ha rifilato, eh? La guru non lo so se è così in grado di predire. Forse dovrebbe cambiare mestiere e fare, non lo so, sicuro non la giornalista. Io e la mia ragazza siamo due cuori e una capanna? Eh? Beh, vedo scintille e tanto fichi fichi nel vostro futuro. Ed entrambi avete un gran cuore, quindi sì. Tesoro, dovresti ascoltare. Cosa vedi, cara? Diccelo, eh. Non la vedo, la vedo un po' scoraggiata. Odo delle campane nuziali, ma sembrano stonate.
L'avevo detto che questa metteva, no, avrebbe fatto scoppiare una guerra. Non fidarti della vecchiaccia. Bene, ok. Tesoro, ok, non fidarti. Va bene, perfetto. Quindi le nostre hanno in mente di fare qualcosa, ragazzi. Qualcosa di molto particolare. Quindi troviamo il punto giusto. Perché sì, vogliono assolutamente, no, avere questo momento un po' di privacy. Ecco, veniamo qui. Quindi vai qui. Lascia perdere la guru che, guarda, meglio lasciarla stare la guru. Patato, tu intanto mangia qualcosa. Ordina del cibo, ordina del ramen, dai. Tutti qui ragazzi, forza, fai fichi fichi, sì l'abbiamo capito. Loro immaginiamo, immagino ragazzi, le abbiano detto venite qui un momento. Quindi vai qui tesoro. Promossa mixologa, fermi tutti. Una promozione per la nostra Tiana, che è stata promossa a mixologa. Dov'è? Fermi tutti qua. Ecco, mixologa ragazzi. Ecco, la deve raggiungere il livello 3 di mixologia. Vabbè, quello ce ne frega fino a una certa. Però sì ragazzi, ce l'ha fatta, che bello. 9 smalioni in più all'ora, 515 lavandino da cucina Umber. Quindi sì, sono proprio contenta. Cara, fai una cosa però. Devi venire qui, devi raggiungerci perché anche tu devi, insomma, no? Vai qui, le tue sorelle hanno aspettato fino adesso e non a caso. Dai. Sbrigati perché stanno aspettando te. Abiti, cambia abito, indossa qualcosa di più pesante. Perché fa un po' frio, quindi indossa questo. Immaginiamo, ragazzi, non so cosa sia. Perché sì, c'è qualcosa che le nostre vogliono fare, ragazzi. E non è una cosa da poco. Lei sa, perché ovviamente è stata informata. Quindi, tesoro, vieni qui e... dov'è? Proposta di matrimonio sull'onda della passione, ovviamente. E lei farà la stessa cosa, ragazzi. Ebbene sì, questa... è un po' la sorpresa che loro avevano in mente. Patato, vieni qui appena puoi, eh. Eccole. Qualcosa sta andando storto per qualcuno, eh. Che la guru ci abbia visto giusto, ragazzi. Io temo. Per chi andrà storta, ragazzi? Mamma mia, che ansia. No, per Genoveffa. Ma allora la guru, ragazzi, aveva proprio indovinato. Non è un buon momento, no, ragazzi. Per loro due sì, felicissimi. Insomma, lui non se lo aspettava proprio. Che Ilaria, ragazzi, si sia offesa perché magari voleva un momento solo per loro. Non voleva, come dire, condividere questo momento con, insomma, con loro, magari voleva una cosa, no, privata, diciamo, no, è rimasta magari delusa da questo, potrebbe anche essere, tesoro, lancia i petali, ma secondo me questa li raccoglie e te li tira in faccia, mi ha lasciato veramente come una statua, insomma, io pensavo avresti organizzato qualcosa solo per noi due. Beh, mi hai fatto rimanere molto male, lo so, ma tu mi hai lasciato veramente senza parole. Beh, io avevo organizzato tutto. Di certo non avremmo mangiato i tramezzini al formaggio grigliato. Avevo scelto una location così bella, pulita, lei, tesoro. Ok, forse la mia reazione è stata un po' esagerata. Io ti domando scusa. Beh, tesoro mio, le domandi scusa. Io ti avrei dato una capocciata, scusami, con tutto il bene. Vieni qua, patato, chiacchiera. Fai i complimenti, immaginiamo, a... ai tuoi genitori, abbrattali, no? Perché lui ovviamente sapeva tutto, la mamma l'aveva informato. E lei dice, sentite, io dipingo perché questo è un momento piuttosto imbarazzante. Beh, tesoro, hai ragione. Non avrei mai immaginato, guardate che dipinto che hanno fatto qui, ragazzi. Wow! Bellissimo, veramente, complimenti. Scarta il dipinto perché... Anzi, fai una cosa, scarta questo perché... Tesoro mio, vieni qui, va. E lei dice, sentite, io dipingo perché... Ecco, fai un dipinto piccolo. Lui, ragazzi, non se l'aspettava proprio. L'ha lasciato veramente senza parole, è stremato, eh. Però è anche felice.
complimentati, no, non vai a casa, caro, non ci pensare proprio. E loro stanno cercando di appacificarti, ma la vedo dura ormai, ragazzi, eh. Basta con sto giorno del pirata, basta, ci siamo rotte un po' il pelo. Lei ora è flirtante, ma non so, vuoi riprovare, tesoro? Romantico, baciala. Ti prego, ho un programma per questa sera. E lei, beh, mi hai lasciato un po' senza parole, lo so, ma sarà una serata stupenda, ti prego, fidati di me. E dimmi di sì, tesoro, bacio appassionato, cerchiamo un attimo di recuperare un po'. Perché insomma le hai rovinato un po' i piani. Poi esprimi affetto e alla fine, ragazzi, la nostra ci riprova. Dai. Magari voi intanto andate un po', no? Al chiuso. Magari lasciamoglielo, ragazzi, un momento di intimità, di privacy, perché effettivamente forse è quello che ha disturbato un po'. Usa, tesoro, e poi ovviamente lavati le mani, che ha disturbato un po' la nostra, no? Ilaria. Quindi, cara, vabbè, tu stai dipingendo, quando hai finito, per favore, poi vieni qua. Perché sì, ragazzi, io la vedo molto molto male in questo momento. Mentre tu, caro, potresti, come dire, cercare di fare un pisolino. Perché vedo male anche te. Quindi vediamo un po', ragazzi, se la nostra riuscirà nell'intento. Dai, prova. Oh, ora sì, ora che sono sole. Questo voleva lei, un momento solo per loro. Vabbè, tesoro, ma... mamma mia, bastava, cioè, non la prossima volta, insomma, veramente testata, vabbè. Comunque, ragazzi, dai, tutto è bene quel che finisce bene. Ed ha accettato la proposta di matrimonio, ragazzi. Ma guardatele, quanto sono tenere, io le adoro da sempre. E quindi non posso che essere felice per loro. Ma la serata, ragazzi, non è finita qui, perché c'è un'altra sorpresa. Per i nostri, che loro ovviamente non si aspettano. Pure, vabbè. E quindi richiamoci velocemente nel prossimo lotto, ragazzi. Ebbene sì, ragazzi, era questa la sorpresa, un doppio matrimonio nel lotto di famiglia, perché se vi ricordate bene, qui finora si sono sposati tutti gli Snow. La sfigata Tiana, poveretta, perché notare che io ho massimizzato i bisogni a tutti tranne lei, perché lei è l'erede, ragazzi, e quindi con lei non voglio usare trucchi, però sì, con tutti tranne lei, poveraccia. E quindi sì, c'è stata questa fantastica sorpresa che è stata organizzata proprio da dai nostri, ecco, da ovviamente da Genoveffa e Anastasia, ai loro partner. Loro non se lo sarebbero mai aspettato, ragazzi, perché insomma le conosciamo come sono, no?
hanno un caratterino un po' particolare, quindi chi se l'aspettava? E invece sì, per una volta, ragazzi, le nostre hanno, come dire, messo da parte, hanno dato, ecco, spazio comunque ai loro compagni, questo volevo dire. Quindi vieni qua, vieni a ballare, venite tutti a ballare, perché sì, dovete festeggiare, voi che potete, perché Tiana, ragazzi, sta KO, diciamocelo. E quindi sì, ragazzi, vai, fai così, balla insieme. C'è tutta la famiglia, come potete vedere, tutti i nostri Snow. Quindi, con questa fantastica festa, in cui appunto ci sono stati due fidanzamenti, ragazzi, due matrimoni, insomma, vabbè, direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Tiana è distrutta, ragazzi, ma pensa bene di fare una cosa, di invitare nel lotto attuale Nathaniel. Perché sì, ragazzi, ovviamente che non lo invitiamo, Nathaniel, con la scusa di... Tanto ormai ha conosciuto la mia famiglia, sta pensando lei, no? Si devono andare a lavorare, però vabbè, immaginiamo festeggino così, tanto a noi loro non interessa. E quindi sì, Nathaniel che sta anche col plumbob girato, tra l'altro, perché forse, non lo so, chiama da te. Quindi ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al mio canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video, ragazzi, potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Quindi mi raccomando, andate ragazzi, iscrivetevi perché ne vale veramente, ma veramente la pena. E quindi che dire, ragazzi, attivate la campanellina, ormai lo sapete, solo in questo modo viene una notifica quando qualcuno di noi pubblica un video nel proprio canale. Quindi mi raccomando, campanelline sempre attive, ragazzi, Detto questo, che dire, io vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Mamma mia che botta, vi mando come sempre al prossimo, ormai lo sapete più che bene, sul Simmers e non